È la seconda volta che viene a Camogli, se non ricordo male. Ricordo un incontro a tre in cui avrebbe dovuto esserci Teresa Ciabatti, o no? Però poi non c'era. No, non è venuta. Era un incontro a tre che abbiamo fatto a due. No, ho fatto a due, ok. E quindi quando ci siamo incontrati di nuovo al Salone del Libro, era appena uscito, penso da pochissimo, forse qualche giorno lì, La Stagione Bella, con Marianna Aprile presentarlo, dialogare con lei, ho detto lo voglio che venga a Camogli ed eccoci qua. Io vengo con grandissimo piacere. Allora, io non so quanti di voi abbiano già letto il libro. Potremmo provare con l'alzata di mano, ma non so. Se no, lo comprerete. Anche perché scatta l'interrogazione. Beh, Melania, assolutamente. Adesso è vero, allora non so se si sia sentito meno, immaginavo di no perché forse dovevamo aggiungere il microfono. Comunque, evidentemente ha letto il libro e non solo ha fatto finta di averlo letto, cosa che succede spesso. Io, Francesco, vorrei cominciare dalla prima cosa che ho notato, a parte il titolo che mi piace, ma dalla copertina, perché è un'immagine così evocativa e secondo me rispecchia perfettamente il contenuto del libro. Allora, intanto buonasera. E questa cosa che è dietro le mie spalle, a un certo punto cadrà, no? No. Resterà in piedi. Buonasera, sono veramente contento di essere qui. È stato un viaggetto non male per arrivarci. Sappiamo. Però ne è valsa la pena. È sempre bellissimo qui. Poi, insomma, c'è una bell'aria, non so come dire, in senso ampio. Questa è una storia complessa, la storia di un rapporto simbiotico tra una figlia e una madre. La figlia si chiama Viola e la madre Barbara. Il racconto è in prima persona, è Viola che racconta un anno dopo la morte di Barbara. La storia di un rapporto che pare essere indistruttibile, di due donne che hanno costruito una specie di recinto sacro intorno al loro essere donne, intorno al femminile. Sono entrambe figlie uniche, entrambe orfane di padre, non hanno conosciuto il padre, quindi Viola, la protagonista, ha vissuto la sua infanzia, la sua adolescenza in un clima che la riportava a una specie di mantra che continuamente la madre ripeteva: non abbiamo bisogno di nessuno, tu e io. In realtà la storia dirà che forse sì, invece ci sarebbe stato bisogno anche di qualcun altro. È la storia di due donne molto diverse. Viola è una psicologa, arrivo poi alla risposta, però è bene che dica due cose prima di dire qualcosa della copertina. Viola è una psicologa, ma non ha mai realmente esercitato, perché all'età di 25-26 anni, in un negozio a Parigi, incontra Marcello, un uomo molto più grande di lei, che è un naso profumiere in una maison parigina, e scatta un vero e proprio innamoramento tra i due, e decidono insieme di mettere un innamoramento che non prevede scambio dei corpi in una relazione, un innamoramento a certi aspetti ancora più profondo. Decidono di mettere insieme una bottega di profumi, di essenze, a Milano. Nel corso del tempo Viola però si accorge che ha bisogno di mettere insieme le sue due vocazioni, quella appunto recente per i profumi, gli odori, l'olfatto, e l'altra più antica per cui ha studiato la psicologia, e si inventa un mestiere, l'olfattivista. Cioè lei riceve nel suo laboratorio, nella sua bottega, persone che hanno bisogno di saldare dei conti con un passato remoto, e lei riesce a farlo, o perlomeno ci prova, proprio attraverso il potere degli odori, dell'olfatto, dei profumi. Barbara, sua madre, è stata invece una brillante italianista. Da ragazza ha vissuto a Parigi
e ha insegnato e ricercato alla Sorbonne poi una cesura netta nella sua esistenza quando resta incinta e torna in Italia e nascerà Viola. Ecco, ho fatto questa prima premessa perché questa è una storia tutta femminile. Quando si è trattato di decidere che cosa ci sarebbe stato nella copertina del libro, che cosa avrebbe potuto descrivere l'una o l'altra, io ho fatto una ricerca, avevo con me delle fotografie che avevo preso anch'io a Parigi, che frequento, in un negozio del Marais, sono dei ritratti, un ritratto in particolare di una donna con uno sguardo insieme felice e malinconico, con una specie di indistinta espressione che mi pareva molto vicina al senso della storia. Però io questa foto l'avevo presa e questa foto faceva parte dello svuotamento di una casa e mi è parso decisamente indelicato immaginare di mettere una foto appartenuta a chissà chi. Per farla breve, io poi a un certo punto mi ci sono messo a disegnare, a dipingere. Quella che vedete non è una fotografia, ma è un mio disegno. Ed era per me l'unico modo di raccontare il senso della storia. Quella non è né Barbara né Viola, ma forse è il senso di questa storia. Perché non ho fatto la presentazione ufficiale pensando che tutti ti conoscessero. In realtà Francesco Carofiglio, oltre ad essere uno scrittore, è un architetto, un regista, un artista, e quindi il fatto che abbia disegnato la copertina chiaramente non ci deve sorprendere, è talento. Uno degli aspetti che ho sempre amato nella tua scrittura è la cura per il dettaglio, per la parola, una precisione proprio che mi fa immaginare un parto lento e doloroso. Forse invece scrivi di getto, non so, se la scelta così precisa del termine che crea poi tutta l'armonia all'interno della frase sia frutto di, non so, un'ispirazione incredibile, ma non so, io lavoro da gioielliere per certi versi. Tanto grazie davvero, e credo che la cosa funzioni un po', cioè, mi sono chiesto come procedo, a volte non so bene, però la cosa, di una cosa sono certo, io quando scrivo dico ad alta voce. Cioè, ho l'abitudine, quando ho finito di scrivere una pagina, di provare a sentire il suono che fa, come diceva qualcuno. E questo mi permetto di consigliarlo a chi scrive, anche ai ragazzi che cominciano, alle ragazze che cominciano. Perché le parole hanno un peso che è anche legato al suono, al posizionamento nella pagina. Cambia completamente il significato di una frase se il peso, anche a livello tipografico, è differente. La scrittura è una specie di attività sinestetica, per quanto mi riguarda. Deve provare a lavorare su linee, diciamo, di percezione differenti. Per farlo bisogna avere moltissima pazienza. Quindi io scrivo, sì, di getto, però poi a un certo punto mi fermo e provo a capire che peso hanno le parole, i punti, le virgole. Insomma, è un'abitudine che ho sin dall'inizio. Ma credo che dipenda anche dalla contaminazione necessaria che per me c'è rispetto ad altre, diciamo, discipline. È vero, io, suscitando un legittimo sospetto, faccio parecchie cose, insomma. La prima cosa che ho iniziato a fare è stata appunto disegnare da bambino, molto, molto piccolo, e non ho mai smesso. E poi sì, sono architetto, ho fatto per 20 anni l'attore, faccio regie, quindi lavoro in territori apparentemente tra loro differenti. Io credo che siano un unico territorio in cui alla fine quello che mi interessa fare è raccontare storie. Quindi io provo a raccontare storie, però per raccontarle bisogna guardare, ascoltare, e forse questa precisione a cui alludi dipende dal fatto che io, sì, questo me lo riconosco, ascolto molto. Ascolti molto e le tue parole risuonano, anche questo è il senso della letteratura in fondo, quando leggiamo e ci riconosciamo
con tutte le nostre esperienze, che sono chiaramente molteplici. Ora, certo che sapendo che tu sei un attore, però voglio leggerlo io, perché mi ricordo che queste righe le ho lette ad alta voce ad Anco, che è il condirettore del festival, per argomentare il mio invito, perché chiaramente siamo due direttori, ognuno invita i suoi, per così dire. E allora gli ho letto queste poche righe. Per molto tempo non sono riuscita a perdonarmi, quasi fosse una colpa sopravvivere, l'essenza inestinguibile del mio tormento. Tutta la bellezza immaginata, l'amore che travalica i corpi, che stupisce, che ci rende diverse. Questo legame così insano e perfetto che ci ha rese invincibili e poi perdute per sempre. L'assenza disperata di un suono in questa casa, le parole dette e svanite. A me è venuta ancora la pelle d'oca, sinceramente. Chiunque di noi abbia perduto un'anima cara, affine, un genitore, un parente, ma l'assenza disperata di un suono in questa casa è un'esperienza che tutti noi purtroppo vivremo o abbiamo già vissuto. Quindi grazie. Grazie a te. Brava. Grazie a te. Comunque io tra i due direttori tifo per te rispetto a te. Vorrei che fosse chiaro pubblicamente. Ma c'è Danco, invece è qui? No, Danco! Tifo moltissimo per te. No, va bene, grazie. Questa è una storia che non è stato facile scrivere per motivi che si possono anche intuire, anche se questa è la storia di due donne, la protagonista è una donna, questo non significa che per raccontarla io non abbia dovuto affondare totalmente nella palude del confronto con l'assenza. Tutti noi ce l'abbiamo questo confronto. Io ho avuto la grande fortuna di avere, per esempio, dei genitori formidabili. Sono entrambi morti nel 2014, quindi io l'esperienza della casa vuota ce l'ho avuta, ed è un passaggio secondo me necessario per capire delle cose che non solo riguardano i genitori e le persone che non ci sono più, ma riguardano noi stessi, no? Quel suono nelle case vuote rimbalza un suono che è dentro di noi, e con quel suono bisogna confrontarsi, bisogna dargli una forma. Ecco, questa è una storia che prova a dare un po' una forma al silenzio, ma non è una storia necessariamente sofferente, è una storia che ha della sofferenza, ma è una storia, secondo me, per quanto possa dire io, che alla fine l'ho scritta e quindi non ho una distanza giusta, credo che sia una storia legata a riconoscersi, alla possibilità che ci è offerta di rimettere insieme i pezzi della nostra esistenza e riconoscerci, e ritrovare un segnale dentro di noi che ci porta in una strada differente, appunto, forse in una stagione nuova, e magari quella stagione è una stagione bella. E noi con te ci riconosciamo. Mi chiedo, quanto è stato difficile, se lo è stato, per te immergerti in una prima persona, in un personaggio femminile? Per me non è la prima volta, perché anche i due romanzi avevano per protagoniste delle donne, una donna molto anziana in un caso e una bambina nell'altro, ed erano narrati in prima persona. Questo non significa nulla, perché non è che c'è un metodo per raccontare. Non ho da dire qual è la ricetta. Posso dire attraverso cosa forse io sono passato. Ecco, prima ho accennato al fatto di aver avuto la fortuna di avere, come dire, un riferimento del mondo femminile formidabile. Mia madre, questo è un punto di tangenza con la storia, è stata un'italianista. Anche lei ha vissuto a Parigi prima che noi nascessimo. Anche lei è stata una ricercatrice alla Sorbonne. Qui finisce, diciamo, gli elementi di contiguità con la storia. Però fondamentalmente mia madre era una scrittrice, una grande raccontatrice di storie, e così era anche mia nonna, che era una latinista siciliana,
discendente degli ultimi discendenti di una famiglia marchesale di Ragusa, i marchesi Arezzo, e io ho passato la mia infanzia ad ascoltare i racconti di questa Sicilia del mito attraverso questa voce formidabile che sapeva inventare. Io sono convinto che il 90% delle cose che mi ha raccontato se le stesse inventando. Ma come diceva qualcuno, nella fattispecie, come diceva Calvino, non è necessario che quello che ricordiamo sia realmente avvenuto, l'importante è che noi lo ricordiamo. E quindi credo che l'attenzione a quel mondo, e quindi anche una certa abitudine all'ascolto della voce femminile, abbia modellato una parte femminile di me. Io sono banalmente un maschio eterosessuale, ma rivendico una parte femminile dentro di me che credo mi sia venuta in soccorso in questo racconto. Si vede, perché veramente si sente l'immedesimazione perfetta, cioè sei riuscito veramente a calarti, secondo me, nell'animo femminile. Ma una delle domande che secondo me aleggia per tutto il testo è chi erano veramente i nostri genitori da ragazze. Perché è chiaro che per noi nostra madre, nostro padre hanno, diciamo, un significato ben preciso legato al ruolo con il quale noi siamo cresciuti, eppure sono stati ragazzi anche loro, spesso ce ne dimentichiamo. Ed è, secondo me, una delle domande importanti del tuo libro. Sì, per risponderti vorrei raccontarti una piccola cosa, che poi ha anche a che fare con quello che succede nella storia. A un certo punto Viola, dopo un anno dalla morte della madre, finalmente decide di entrare in quella casa. Una casa che conosce perfettamente, ci ha vissuto nell'infanzia, nell'adolescenza, è stata anche una figlia amica, quindi ha molto frequentato anche in età adulta, Viola ha 40 anni. E facendo questa dolorosa ma necessaria e faticosa operazione del riordino, in un cassetto della scrivania trova una scatola, non sto svelando per chi leggerà, perché chi leggerà poi scoprirà altre cose. In questa scatola ci sono lettere, ci sono fotografie, un'audiocassetta, tutto quanto risale al periodo francese, prima che lei, Viola, nascesse. E si trova dinanzi alla necessità di scegliere se leggere o non leggere. Ecco, a me è successa una cosa molto simile. Un anno dopo, più o meno, anche io ho avuto un anno di difficoltà ad entrare in quella casa. Ho parlato di mia madre, mio padre era un gentiluomo un po' all'antica, un ingegnere, un uomo colto, molto riservato, con tutto il pudore della sua generazione. Io non ho mai visto mio padre baciare mia madre, cioè baciare sulle labbra mia madre, non ho mai assistito a questa scena. Tanto che da piccolo pensavo anche, ma io come sono, cioè, come mi hanno prodotto questi. E quando io ho trovato questo fascio di lettere, avvolte in una carta leggera, carta velina con un nastro di raso celeste, sono rimasto lì e ho detto, io non ce la faccio ad aprirlo. Però a un certo punto ho aperto, e quando ho letto la prima lettera di mio padre, era chiaramente le lettere quando erano fidanzati o quando si stavano per fidanzare. Quando ho letto la prima lettera di mio padre ho fatto una scoperta per me sconvolgente. Ho scoperto che mio padre baciava. E secondo me baciava anche abbastanza bene. Questo per dire che a un certo punto si è sovrapposta in maniera del tutto imprevista alla percezione malinconica di un mondo che si era allontanato da me. Della sofferenza magari degli ultimi tempi, si è sovrapposta un'immagine di grande allegria. Quindi io da allora immagino mio padre e mia madre come due ragazzi che si baciano. A me è capitata la stessa cosa con mio papà era del 29 e ho trovato una sua lettera di quando aveva 16 anni
non a mia madre, ma a un'altra ragazza, ed è stata un'emozione immensa, perché veramente noi non riusciamo per certi versi a immaginarceli come erano prima di avere noi. E a questo proposito, un'altra cosa, che un altro elemento che ha attirato la mia attenzione è quello dell'eredità emotiva, perché avevo letto da poco, forse 2 o 3 mesi, un libro della, come si chiama, Galit Atlas, me lo sono scritto, una psicologa americana di origine israeliana, e lei rifletteva sui traumi che si riflettono di generazione in generazione, senza che uno lo sappia chiaramente. Ci sono degli, l'epigenetica non è una cosa strana, è una scienza, ci sono anche delle prove di questo. Ricordo anche di averne sentito parlare già 2 o 3 anni fa in un incontro di uno scienziato qui al festival, e la prima volta la cosa mi sembrava improbabile, poi riflettendoci in realtà aveva un senso. E qua nel tuo libro pure ce l'ha il senso. Beh sì, l'eredità emotiva è un po' la facoltà che ciascuno di noi ha di trasmettere a chi seguirà, i figli, i nipoti, e quindi noi abbiamo ricevuto dai nonni, dai genitori, alcuni, non solo alcuni tratti della personalità, questo lo sappiamo, ma, come posso dire, la traccia di alcuni eventi che hanno segnato l'esistenza delle persone. E tra questi ci sono anche i traumi. Questi segni che si incidono sul codice genetico rimangono come soldati dormienti della memoria e a volte vengono riattivate da qualcosa, da un incidente di percorso, da un incidente dell'esistenza, un incidente in senso ampio, cioè qualcosa che improvvisamente incrociamo e che ci mette in comunicazione con un mondo che sembra non appartenerci eppure si muove dentro di noi. Vi faccio un esempio, che non è esattamente questo, ma è una cosa che rende un po' l'idea. Tutti noi, credo tutti voi qui presenti, abbiamo provato l'esperienza del déjà vu. Déjà vu, questa percezione di qualcosa di già vissuto dentro un luogo, in uno spazio. Ecco, curiosamente, quasi sempre l'esperienza del déjà vu è innescata dall'odore. Ma questo lo capiamo dopo. Cioè, arriva prima il corpo, non so come spiegarlo. Questa storia, questo ha a che fare anche con l'eredità emotiva, credo che sia un po' una storia sul corpo, curiosamente, non solo il corpo di Viola, ma il modo in cui forse ciascuno di noi è capace o non è capace di rapportarsi col mondo esterno e di usare il corpo per relazionarsi al mondo. Lo scarto che ci sarà anche nella vita di Viola avviene nel momento in cui mettiamo a disposizione il nostro corpo nei confronti del mondo. Rischiamo un po', ma è un rischio che va corso, perché è un modo per effettivamente provare a conoscere in profondità quello che ci portiamo appresso e quello che ci portiamo dentro. Tra l'altro, il rapporto di Viola con il suo corpo è un rapporto tormentato. Io mi ero già messa il segno su 4 righe, quindi me l'hai proprio tirata, per così dire. Viola parla. Quando mi guardo allo specchio, mi scopro diversa dall'immagine che il mio cervello continua a trasmettere. La ragazza che è stata a me si sovrappone all'immagine presente. Questa è un'esperienza che facciamo tutti, è ovvio. Ma in che senso? Io non voglio fare spoiler, come si dice, è molto complicato presentare un libro senza poterlo raccontare alla fine, perché se lo raccontiamo poi viene anche meno forse il piacere della scoperta. Però qualcosa possiamo e dobbiamo dire, quindi posso dire che Viola ha un rapporto complicato. Sì, no, non c'è dubbio. Ecco, quando facevo riferimento alla necessità di riconoscersi, ecco, questo ha a che fare proprio con il corpo. Io per esempio ho 16 anni, ma sono
Un po' di più, dice lei. No, 35 è un... Non... A lei 35? Io 16, grazie. Io sono una ragazza degli anni 80. No, ma per dire, ci scherziamo, ma questo è un fatto molto serio per me. Cioè io davvero come Viola ho delle difficoltà a volte a far combaciare un corpo che è fisiologicamente muta, non lo voglio dire in una forma, come dire, di preoccupazione o di scoramento, no, come se ci fosse un altro signore che ha poco a che fare con me quando mi guardo, però bisogna farci pace con quel signore. E questa è un po' la storia di Viola, anche se lì non è tanto un riconoscimento legato all'età quanto allo stato, all'esserci, all'essere nei confronti degli altri. Viola non si è mai sposata, ma questo non significa nulla. Non ha mai avuto un rapporto duraturo, ma questo potrebbe non significare nulla. Però sembra e pare attraversare la sua esistenza come un transito che non lascia tracce, anche nei rapporti con gli altri e con le altre. E forse la vicenda traumatica che vive, che paradossalmente non è tanto la morte di sua madre, quanto la scoperta di una madre completamente diversa da quello che immaginava, forse la costringe a guardarsi veramente, a capire chi è e chi potrà essere. Poco prima che tu arrivassi parlavo con Renate e la considerazione che abbiamo fatto, che era la stessa che faceva anche mio papà, è che invecchiando ci vuole più tempo e bisogna abituarsi a quest'idea, perché dentro di noi siamo sempre più giovani, la realtà è questa, però ce la possiamo fare tutti quanti, questo è un esempio perfetto. Tornando a noi, come domanda classica, come è germogliata questa storia? Come ti è venuta l'idea? È stata un'illuminazione improvvisa, camminavi per strada e hai visto per certi versi Viola, hai sentito un odore, hai visto una bottega che ti ha ispirato, hai letto un libro. Stai dicendo un po' le cose. Hai ascoltato la musica. No, in realtà è una cosa che è nata molti anni fa, però non mi sono mai sentito. Cioè, l'idea di questa storia nasce proprio da un incrocio in treno di una madre e una figlia che io ascoltavo perché erano di fronte a me. E vedevo queste due donne che in realtà si somigliavano poco, avevano dichiaratamente un'età molto differente, con una capacità di essere intime e sorridenti che mi colpì moltissimo. Pensai che effettivamente il rapporto tra madre e figlia ovviamente è molto diverso rispetto a quello tra madre e figlio. C'è un tipo di intimità che non puoi comprare in altro modo. E da lì ho incominciato a pensare come sarebbe stato raccontare questa storia, cioè la storia di due donne vicinissime, ma alla fine, a un certo punto, paradossalmente sconosciute l'una all'altra. Però ci è voluto tanto tempo per avere il coraggio di farlo, perché questa storia chiede a chi la scrive di attraversare lo stesso territorio. E io ho dovuto sentirmi pronto per farlo, e forse anche degli incroci non sempre felici dell'esistenza mi hanno portato a sentirmi pronto. Poi è vero, ci sono tante sovrapposizioni di sensazioni, di odori. Io ho imparato a prendermi cura delle piante, prima non ero capace. Ho avuto per 20 anni una fidanzata meravigliosa, che era la mia gatta, che a novembre si è addormentata. E Ariel, sì, sono contento che ti dico. E allora io ho deciso che dovevo in quel momento non impazzire, perché ho avuto dei giorni veramente difficili. Ora, solo chi ha un rapporto fortissimo con un animale può capire che tipo di spaesamento c'è. Appunto, quella casa sembra vuotissima, però non ho avuto il coraggio di sostituirla, mi è parso. E mi sono avvicinato lentamente a queste piante che avevo messo con molto scetticismo sulla terrazza di questa nuova casa. E devo dire una cosa che mi porterà direttamente alla neurodelirio, ho iniziato a parlarci. Ho iniziato a parlarci, sì, io parlo con il gelsomino. Per incrociare la fioritura. E la cosa incredibile è che mi risponde, questo è il fatto.
E qui, no, ma guardate, io non lo so se è normale che un kumquat, un mandarino giapponese, faccia così grande così, faccia 280 frutti in un anno. È chiaramente perché gliel'ho chiesto io. Vorrei, eh? Ci siete anche voi in questo reparto in cui andiamo? Siamo tutti alla neuro. Però ecco, l'idea dell'odore, dell'olfatto, che in me c'è sempre stato come attitudine, diciamo anche all'ascolto in senso ampio, si è molto, come dire, negli ultimi anni si è molto raffinata, ecco, non so come dire, ho iniziato a sentire odori che non sentivo prima. E questo può accadere, eh? Ancora una volta è una cosa che ha a che fare con una difficoltà a conoscere il proprio corpo, lo consideriamo davvero poco, vi invito a farci un ragionamento serio col vostro corpo, perché riserverà delle sorprese, magari anche straordinarie. Ma chi sono io per dirlo? Sono un pazzo che parla con le piante. Però penso davvero che siano molte le persone che comprendono sia il lutto, perché di lutto si tratta, legato alla perdita di un animale domestico, eppure persone che parlano con le piante. Io mi riconosco in ambedue le categorie, quindi saremo insieme. Posso aggiungere una piccola cosa? Scusa se ti interrompo. A proposito di questo, c'è un passaggio in questa, a un certo punto del romanzo, che mi è costato una fatica enorme, perché c'è Viola chiude il suo laboratorio, sta per andare via, va verso casa, una vita molto metodica, trascorre un certo numero di ore al lavoro, poi riceve le persone a cui fornisce queste consulenze olfattive, diciamo così, e poi la sera chiude tutto e torna a casa. È molto solitaria la sua esistenza, ma non è un'esistenza sofferente. Quando chiude il laboratorio un giorno, sente un suono, un verso, un miagolio, e si accorge che sotto l'automobile parcheggiata accanto sul laboratorio c'è un esserino minuscolo con questi occhi che bucano il buio, che si avvicina a lei, esattamente come era successo a me con la mia gatta. Ecco, lì c'è stato uno scarto di verità rispetto alla storia che io ho dovuto decidere di affrontare. Viola non lo prende quel gatto. Ecco, di questo avrei voluto rimproverarti, perché chiaramente l'istinto mi diceva prendilo, portalo a casa. Esatto, ma io non sono Viola, non so come dire. Viola in quel momento non è capace di prendersi cura di quel gatto. E quindi per dare verità al personaggio bisogna essere capaci di fare una cosa che troviamo odiosa. Bisogna non esercitare il giudizio nei confronti dei personaggi, mai, se si vuole provare ad essere... essere uno scrittore. Ah, vabbè, io sempre ho avuto il pudore... Io ho scritto forse 18 tra romanzi, grafici, novelle. Faccio sempre fatica a dire sono uno scrittore. Ma semplicemente perché poi alla fine viviamo nell'idea che gli scrittori siano quelli che hanno formato la nostra vita dell'adolescenza, della nostra infanzia. Gli scrittori per me è sempre Dickens, che ne so, oppure andando più avanti uno scrittore è Fenoglio, non so, per cui mi risulta sempre, adesso riesco a dirlo, però lo dico perché alla fine ho sistemato alcune cose intorno a me. Però per poter scrivere di qualcuno bisogna essere capaci di non giudicarlo. Ecco, questo sì. Uno dei personaggi del libro è anche la città di Parigi. Hai anche detto prima che la conosci bene. Ecco, questo tra l'altro mi è capitato, non posso dire con chi, ma di parlare con scrittori che ambientavano i loro libri documentandosi su Google Maps. È successo e io non ho fatto un plissé, come si suol dire, non ho battuto ciglio, ma dentro di me qualcosa si frantumava. Perché è inconcepibile, cioè devi camminare per la strada, sentire appunto gli odori, ascoltare la gente, i suoni di un'altra lingua.
Nel tuo caso, con piacere, noto che tu invece a Parigi ne parli, è un personaggio per certi versi, e la conosci. Beh sì, certamente la conosco, e poi c'è anche questo legame un po' ancestrale con la città, perché mia madre ha vissuto a Parigi e da bambino lei mi parlava in francese, mi raccontava, mi diceva le filastrocche in francese, quindi io ho iniziato sin da bambino a stare dentro questo suono e poi me lo sono andato a cercare sin da ragazzino, ho iniziato ad andare a Parigi che avevo 10 anni e poi ho continuato, non dico ogni anno, ma quasi, insomma, quindi la conosco ma non abbastanza secondo me. Una cosa che vorrei dire, per poter raccontare una città bisogna essere stati a disagio in quella città. Devi perderti. Non solo perderti, devi provare il disagio, devi sentire che il tuo corpo cerca qualcosa che non trova, devi avere fame di qualcosa che non riesci ad avere. Io amo moltissimo ovviamente Parigi, sono convinto di conoscerla pochissimo, nonostante ci sia andato tante volte, e ogni volta mi piace mettermi lì. Per esempio io faccio questo esercizio a Parigi, non lo consiglio se uno non c'è mai stato, però io lo spengo il cellulare, cioè io mi ci perdo davvero, cioè se vado al Marais mi piace, per quanto lo conosca bene ormai, però io voglio entrare in Place de Vosges e sentire da lontano i cavalli che arrivano con i 3 moschettieri, insomma, e bisogna dare lo spazio ai luoghi e non lasciarsi invadere, ma non lo dico in maniera, cioè il telefono serve, anche Google Map, Google Coso, di cos'è, qualche cosa? Google Maps, insomma, anche quello serve, però fate l'esperienza di mezza giornata, spegnete il telefono, a parte il fatto che nessuno di noi si ricorda la strada, si usa, ogni volta ha bisogno di capire qui dentro come la strada, invece iniziamo a vedere che lì c'era quel palazzo con quel trompe-l'œil, oppure quell'oggetto molto brutto esposto in quella finestra, oppure un busto, o quei gerani, che ne so. È un guardare. Guardare. Camminare con gli occhi aperti. Allora, noi vorremmo lasciare spazio delle domande, se ci sono, magari riusciamo anche a passare un microfono. I volontari mi sembra ci siano ancora, ok. Vediamo se ci sono delle domande, delle curiosità. Perché di questa riunione la speranza della vita bella, la speranza della stagione bella? Sono io, sono colpevole io. No, colpevole è è il titolo che è stato dato da Rosangela. È una speranza in questo libro. Per me è interessante non rispondere, ma che risponda lei, perché se lei utilizza... No, ma no, perché lei evidentemente ha ideato questa cosa dopo aver letto il libro. Forse chi legge a un certo punto in questa storia, che è una storia piena di inciampi, anche di sofferenza, a un certo punto c'è uno spazio... Non possiamo... Leggendo il libro, apprezzandolo, digerendolo, perché un libro si può assaggiare, spiluccare, si può anche assimilare e digerire. Allora, dopo una lettura curata, il titolo mi è venuto proprio, appassionata, curata e appassionata. Mi è venuto proprio il titolo, non gliel'ho neanche chiesto se gli andava bene, cioè proprio l'ho scelto, ho detto, è così. Da speranza, da anche se ci sono molti momenti, diciamo, cupi, sì, ci sono, però dovete leggerlo. Non è una marchetta, come si suol dire, perché può capitare di presentare libri che non ami, può capitare di abbozzare quando ti dicono appunto come hanno scritto, come si sono documentati, e sorridere comunque sempre, ma in questo caso e in altri casi, quando
la parola risuona col tuo vissuto e la letteratura può essere anche un romance, peraltro, può essere un giallo, come dicevamo questa mattina con Maurizio De Giovanni. E questo mi ha dato speranza. L'autore si è reso conto di questa speranza. Si attraversano delle fasi quando si scrive un romanzo, perlomeno io, c'è quello spaesamento finale quando si finisce, non si sa esattamente che cosa è successo. Lì improvvisamente ci si sente anche un po' soli perché hai vissuto degli anni accanto a qualcun altro che trovavi ogni giorno ad aspettarti. Però quello che è restato dentro di me, sì, alla fine è proprio veramente la speranza di una stagione bella. Che questa cosa riguarda chi scrive. Ciascuno, chi leggerà, potrà decidere se la stagione bella è una stagione della vita trascorsa di Viola o di Barbara, o quella trascorsa insieme, oppure quella che magari a un certo punto si può aprire dinanzi, dopo un lungo e complesso percorso in cui ci mettiamo alla prova, ma alla fine le prove servono. Servono sempre. Se ci sono altre domande? Ciao Francesco, noi ci conosciamo, insomma. Allora, intanto consiglio l'Estate dell'Incanto, che era protagonista al Bancarella del 2020 ed è molto 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 bello, e io lì ho conosciuto Francesco. Una domanda, la dottoressa Bonsignorio ha trattato diversi protagonisti del libro. Io non l'ho ancora finito il libro, però mi sono legata molto, e scusate il mio, cioè la mia commozione, all'amica che l'aiuta. Perché io credo che averci un'amica che ti bacia quando chiudi la porta di casa, morte di un genitore, sia una delle cose più belle. E le volevo chiedere, ma lei ha avuto un amico così, un'amica così? Cioè, da cosa lei è partito? Perché la figura è bellissima e non ho ancora finito il libro. Grazie, scusate a tutti. No, intanto grazie per questa domanda e anche per questa commozione, che è stata molto bella. Non sono sicuro di avercela avuto un amico così. Però c'è sempre tempo. Anzi, sono aperte le iscrizioni. Quindi, però sì, no, alla fine sì, abbiamo avuto amici, amiche. Però è vero, è molto vero quello che... Quando c'è un transito, anche molto fisico, dentro un luogo che ci porta a un turbamento, a avere in quel momento anche una presenza silenziosa accanto a sé è una cosa che serve moltissimo. Grazie davvero. Questa è più un'osservazione che una domanda. Ho avuto il piacere di conoscere Pedro, il tuo fratello Gianvito. Sì. Due scrittori in una famiglia, è una cosa, no? E le do una notizia, erano tre gli scrittori in una famiglia, perché mia madre era una scrittrice. E io ho sempre detto che la scrittrice vera era lei. Però è vero, sì, è curioso, anche perché poi noi scriviamo in maniera molto differente, abbiamo storie, lingue differenti, ma il bello è proprio questo. Non saprei darle, non so se c'è qualcosa che ha a che fare con la genetica, ma sicuramente c'è qualcosa che ha a che fare con i luoghi. Insomma, essere cresciuti in una casa piena di storie, di libri, di parole, alla fine... Forse qualcosa ha significato, quindi sì, forse è lì il motivo, nelle parole. Allora io vi saluterei leggendovi se vi va una paginetta. E per chi leggerà, questa pagina contiene un tranello, ma non vi dirò qual è rispetto alla storia.
Sono stata una bambina trafitta dagli strali di un dolore invisibile, perfetta, invincibile, inespugnabile, abbandonata nella terra desolata della compassione. Ho attraversato la vita da sola, non avendo mai il coraggio di dire a me stessa che questo era ingiusto, crudele. Non sono mai riuscita a dire a mia madre che ero infelice. L'ho amata così tanto, fino alla disperazione, e lei mi ha amata, disperata, fino all'ultimo. Mi ha protetta ferocemente, nascondendo il pianto nei sorrisi, convinta che questo bastasse, che io non potessi vedere. Si è addormentata sfatta sul divano, sul mio letto, tenendomi la mano per tutta la mia infanzia. Sono stata una ragazza inadatta, sottratta nei chili dal dolore, protesa verso giornate di spensieratezza senza riuscire a raggiungerla mai, anche quando quelle giornate forse ci sono state. Ho continuato a vedere l'ombra dietro di me. Le cuffie mandano una musica a caso. Dal finestrino posso vedere le nuvole nel cielo di nessuno. Su una rivista infilata nella tasca del sedile di fronte c'è scritto «J'ai du bon temps». E io penso al mio tempo. Quello trascorso, le cose non dette, temute, proibite, annientate. E non so più chi sono e chi potrò ancora essere dopo questa rivoluzione. Mi sento respirare in questa tregua del cielo, mentre sorvoliamo le montagne. Respiro alla stessa cadenza degli archi che suonano nelle mie orecchie. Lascio che i pensieri vaghino, si depositino e trovino una pace qualsiasi. Giorgio e io ci siamo salutati in aeroporto a Brest. Mi ha tenuta stretta al suo petto. Ne abbiamo versato le lacrime del dolore, dell'addio. Avrei voluto dirgli vediamoci, non perdiamoci di vista, la prossima estate potresti venire in Italia da me o magari in autunno. Non gli ho detto niente. Ci siamo soltanto stretti forte per il tempo che chiedono. Padri e le figlie.